Vai. Bene, siamo qui al centro produttivo Torconca di Cattolica. Ciao, e abbiamo il responsabile della squadra di Milano. È capitano, quindi ho visto una formazione molto larga. Quanti elementi siete? Ah, siamo in 9, siamo? Sì. Però 9, 3 sono ubriachi. Bene, 2, quindi diventano 6 operativi e 3, ok? 2 hanno dolori dappertutto. Bene, siamo arrivati a 4. Forse riescono a giocare in 2 o 3. Però va bene. Ci faremo valere. Bene. Questo è lo spirito di Cattolica. Anche questo è lo spirito di però Cattolica. Quindi meno male che vi ha messo la partita alle 11:10 e siamo anche qualche minuto in ritardo, perché almeno cerchiamo di recuperare il più possibile quelli che sono malconci, insomma. Infatti noi ieri pregavamo che la partita era più tardi possibile, perché siamo arrivati alle 6:30 di mattina e non era il caso. Avete molti che riescono a schiacciare, qualche schiacciatore, qualche uno che recupera, cioè parla di pallavolo, volo in bagger, palleggio, sono bravi? Sì, 2 sono bravi a sottorete. Sottorete, perfetto. E 1 alle battute, bravo. Bene. È un comico? Sì. È un comico? Vengo da Telecom. Ok, no, vieni qua. Senti, a fare gli scherzi, no, cerchiamo davvero di poter fare una bella gara. La partenza del torneo è stata ottima, quindi davvero vi diamo un in bocca al lupo per la gara. E la squadra, no, a parte gli scherzi, com'è? Buoni giocatori? Giocate insieme da tanto tempo? Noi sì, giochiamo da diversi anni insieme, poi c'è chi ha cambiato squadra, però la domenica, quando finiscono tutti i campionati, ci ritroviamo a giocare. Però diciamo che siamo cresciuti insieme calcisticamente, tutti quanti quasi. Bene, importante l'amicizia, importante il fair play, in bocca al lupo. Crepi. E buona partita a tutti, grazie a voi. Bisogna chiederci una cosa poi. Ma è andata? Abbiamo perso, facciamo 2-0, c'è incredibile. Chi era il portiere? Uno sfigato. Ciao. Come andate, ragazzi? Abbiamo perso 4-0. 3-2 vinto. 3-2 vinto. Bella maglietta che avete, punti in più, ragazzi. Sì. È dell'Università di Milano. A Mourinho. Buongiorno, siamo qui al torneo di Cattolica, un torneo prestigioso a livello internazionale, e siamo qui con il presidente di una delle squadre più titolate. Come si chiama la sua squadra, scusi? Si chiama Trento Beer Team e sono... Dream Team o Beer Team? Beer Team, perché il nostro simbolo è il bicchiere di birra, e devo dire sono veramente felice dei miei ragazzi. Una grande vittoria per 3-2 in rimonta da 2-0, dopo essere tornati alle 5 del mattino a casa, e beh, grande merito, il merito è tutto vostro, tutto dei ragazzi, bravissimi. Cosa pensa, a che livello può arrivare la sua squadra? Io direi un livello altissimo, secondo me possiamo già pensare a una finale per il terzo o quarto posto, dai. Ringraziamo il dottor Matarazzo, presidente della Beer Team Trento, grazie. Va bene, ringrazio tutti, ringrazio anche l'organizzazione, un torneo meraviglioso, complimenti. Giacomo Milanesio, capitano del nucleo FC, dopo la prima esperienza nel torneo di Praga, cosa ne pensi di questo esordio in questo nuovo torneo primaverile qui a Cattolica? Allora, devo dire sicuramente sensazioni positive, perché comunque siamo partiti col piede giusto, vittoria netta la prima partita, adesso dobbiamo studiare un po' gli avversari della seconda e della terza e speriamo di far bene anche questa volta. Ma dopo un risultato non proprio positivo conseguito in terra ceca, cosa ti aspetti dopo questa partita, da questo torneo? Ma qui secondo me il problema è che comunque ci sono tante squadre, tutte italiane, il livello sarà sicuramente alto e quindi sarà dura, però ci crediamo, forza al nucleo. Quindi diciamo che dopo questa prima partita puntate a essere la sorpresa di questo torneo? Ma si spera, dai, un podio è sempre nei progetti, noi la giochiamo così partita dopo partita e quello che viene viene. Grazie Giacomo Milanesio. Un attimo solo.
un attimo solo perché ormai mi stanno portando via non solo il posto di telecronista, ma tra un po' anche il presidente di Sportan, quindi grazie per aver fatto un'ottima intervista. Stai qua capitano, vi invitiamo i ragazzi di Torquatester perché è stato, opla, è partito è stato quasi uno scontro fraterno e fratricida quasi, perché anche loro hanno come colori il bianco granata, voi indossavate il viso del toro. Da un punto di vista tecnico, ma non si è giocato stanotte alle 6. Ecco, voi avete fatto un anticipo, quindi questo è stato un posticipo ed eravate vinto, stanotte si è vinto. Oh, bene, allora abbiamo avuto qualche risultato positivo anche per questi amici del Torquatester. No, la partita 8 punti, sono stati 8 gol, sono stati tanti però, credo. Sì, ma si poteva recuperare, che si era un po' stanchi. Va bene, quindi, ma erano, com'era questi Torquatester? Sono tossi, che hanno fatto, mi sa che c'erano residui della serata prima, quindi va bene. Hanno sicuramente filo da torcere ai prossimi. Va sì. Bene, va bene. Allora, mi raccomando la dieta oggi a pranzo, fritto, giusto per stare leggeri, va bene, c'è fritto, poi avete cosa, il spaghetto alle vongole, perfetto. Di secondo, va bene. Il gelato avete già fatto il dessert? Si è già fatto stanotte, va bene. Allora, davvero, grandi e simpatici questi amici di Torquatester, un applauso. Grazie. In bocca al lupo, ci vediamo più tardi. Grazie, ciao, grazie a Nucleo. Bene, allora siamo con Giuseppe, siamo trovati ieri sera alla fase di preparazione con tutti i dirigenti e oggi si gioca, quindi Giuseppe, la nottata come è andata i tuoi atleti? No, benissimo, i ragazzi sono carichi, hanno tanta voglia di giocare, è la prima volta che fanno questo torneo, quindi sono molto curiosi anche loro di conoscere il livello degli altri, anche se noi siamo, diciamo, abbiamo tutti superato la quarantina e ci andremo a scontrare contro ragazzi un po' più piccoli di noi. Sì, anche se la categoria, ricordiamo che è un over 35, quindi diciamo che più o meno dovreste essere coetanei. La prima partita con chi l'avete? Con i ragazzi di Pesaro, la Plexis se non sbaglio. Allora ti posso garantire che anche loro sono tutti over 35, ma sono più over 40 che over 35, quindi è un bel incontro e sarà sicuramente uno spettacolo. Sicuramente. Alloggiamento, tutto quanto, tutto bene? Avete dormito bene? Al momento perfetto, l'albergo era quello che ci aspettavamo, l'organizzazione sembra perfetta anche giù. Beh, qui ai campi sembra tutto ok, dobbiamo soltanto giocare. Va bene, corretto, in bocca al lupo allora alla tua squadra, eh. Ciao Giuseppe, ciao. Vai! Grazie. Tra l'altro sto parlando al telefono con te, sono in diretta su Sportland, mi stanno filmando. Sto parlando al telefono con te, nel frattempo mi stanno filmando. Va bene, dai, ci sentiamo. Dai, vai, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Gioca come terzo c'è la vittoria, le reti e poi c'è il fair play, capito? Regole tecniche, non c'è il fuorigioco, le punizioni si battono ai 7 metri, quindi attenzione, eh? Il cambio lo facciamo solo a gioco fermo, quando uno è pronto gioco fermo, cambio, metti la mano sulla spalla di quello che sta fuori, appena l'altro entra dentro, poi si dà la mano, fine della trasmissione, per non sbagliare, se no c'è punizione contro, ecco. Adesso bisogna toccarsi? Bisogna toccarsi? No, però facciamo una cosa del senso. Sai, io sono un po'... La parola è a Luca. Poche parole, qui il campo è largo, no? Uno dei campi da calcetto, bisogna cercare di non prendere. Calcio a 7, però cerchiamo di stare stretti. Le punte sono le nostre due punte che lo facciamo in Barcellona, in attacco a tutti i fenomeni che non siamo, no? E Pippolo e Truffi, loro voi dovete sacrificarvi a ritornare perché sono... ok, partiamo con i dietro che sono Cangini, Tomassi e Giunta. Dai Nico! Dai!
Il massimo perché teniamo 15 minuti a disposizione per quindi voglio dire quello che teniamo, un minuto, anche 30 secondi vanno bene, diamoli tutti e poi tanto siamo in onda, possiamo lottare, ok? Bene. Ok, continuiamo. Dai. Quindi Matteo e chi è Matteo e Pippo. Allora, Bello bello. Io ora sei tornato a casa. Hola chica. Ce l'hai tu l'uomo partita di quella che finita 2-1? Ciao. Buonasera. Guarda, vedi che ha cambiato il giocano. Eh sì, no, perché questi centuri non possono arrivare migliori centuri. O ti denunci o non ti vinci. Ciao. Ciao. Stasera ci vediamo in bikini, eh? Certo, sì. Ragazzi. Bikini. Ma dobbiamo venire in costume. Alle donne che arriviamo. Ok, ok. Ne dobbiamo parlare. Se vuoi la metti sul...